Tutto è iniziato 6 anni fa. Era il 2011, era il tempo della primavera araba e in Siria le proteste contro il regime del presidente Bashar al-Assad si sono trasformate nella più grave crisi umanitaria che si sia mai vista in Medio Oriente negli ultimi decenni. Ai combattimenti tra milizie governative e forze anti-Assad è seguito un complicato risico internazionale, con forze militari straniere coinvolte a sostegno dell'una o dell'altra parte, fazioni jihadiste e combattenti dei paesi vicini impegnati in battaglia. E come in ogni guerra il seguito è distruzione. 400.000 morti, profughi e una generazione di 6 anni perduta. In questi 6 anni metà dei siriani ha dovuto lasciare la propria casa. Secondo l'organizzazione internazionale Oxfam, 4.800.000 siriani sono scappati in paesi vicini, oltre 1 milione in Libano, 650.000 in Giordania, circa 900.000 hanno chiesto asilo in Europa dall'inizio del conflitto e fino a ottobre scorso. 3/4 dei rifugiati sono donne e bambini. Per i più piccoli il 2016 è stato un anno nero. Sono stati almeno 850 i bambini reclutati per combattere. 652, il 20% in più rispetto al 2015, è il numero dei piccoli rimasti uccisi. Ma secondo l'UNICEF ogni dato potrebbe essere sottostimato. Difficili le comunicazioni, gli spostamenti e le cure mediche. Nel solo 2016 sono stati oltre 338 gli ospedali attaccati. Il racconto dell'assedio di Aleppo, dove l'anno scorso oltre 500.000 di persone non aveva regolare disponibilità di acqua, è solo un pezzo di una storia fatta anche di fame, sete e disperazione usate come armi da guerra. In questo contesto prosperano i traffici illeciti, lo sfruttamento sessuale e lavorativo, anche di minori. Attualmente in Siria ci sono 13 milioni e mezzo di persone bisognose d'aiuto.